Amici di Stylist, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica A Caccia di Libri. Salutiamo la nostra ospite da Milano, Daniela Morelli, benvenuta. Grazie, benvenuti a voi e grazie per avermi ospitato. È un piacere per noi, Daniela. Una nuova uscita per Edizioni Piuma con Salis e l'equilibrio dei regni di Daniela Morelli. Una raffinata e insieme potente storia dedicata ai ragazzi e alle loro speranze, ma soprattutto alla loro capacità, diverse ed importanti, ma tutte da riscoprire nella condivisione con gli altri. Un bellissimo messaggio, insomma, per ritrovare un profondo equilibrio nel proprio percorso di crescita. Daniela, la tua protagonista, è un'adolescente che asseconda il desiderio di ribellarsi, di migliorare le proprie condizioni di vita e quelle di chi, come lei, vive nella difficoltà. Sembra distante dagli adolescenti di oggi, che spesso si adagiano ignorando gli stimoli interni ed esterni. Non facciamo di tutta l'erba un fascio, chiaramente, ma tu cosa ne pensi? Penso che tanto più è distante una storia e tanto più se è capace di cogliere i sentimenti profondi della crescita di un adolescente, è vicina a tutte le epoche e anche un po' a tutte le età, perché io ho passato i 70 anni, ma non smetto mai di crescere. Parlaci della bellezza e dell'avventura presenti nel tuo libro. La bellezza è questa di Salis, la vedete, la copertina è stata disegnata così come le altre illustrazioni che sono presenti nel libro da Paolo Daltan, che è un illustratore veramente eccellente. Questo libro ha una grande caratteristica, nel senso che nasce come progetto digitale, nasce come laboratori che abbiamo fatto con numerosi ragazzi qui intorno a Milano, nelle biblioteche dei ragazzi. Ci sono state tre opere liriche contemporanee che hanno portato in scena al Piccolo Teatro di Milano oltre 150 ragazzi per tre anni di seguito, e c'è stato il premio Andersen per il miglior progetto multimediale. Dopodiché è diventato un libro. Allora, tu mi fai una domanda sulla bellezza di una, chiamiamo pure di una protagonista, che è Salis, che indubbiamente ha una bellezza interiore straordinaria, che è la bellezza del suo coraggio e della sua capacità di cambiare le cose. Siamo in un mondo distopico, vuol dire in cui è distrutta l'utopia, l'ideale, cioè un futuro dopo una catastrofe di tipo ambientale. E a Salis è affidato un compito difficilissimo, che è quello di riportare l'equilibrio nei regni, che si sono oramai tutti sballati. Domina il regno minerale, lei nasce e vive in una salina dove comandano i cristalli di sale. Qual è il messaggio al quale tieni di più, quello che vuoi assolutamente far passare? Forse più di tutto che siamo artefici del nostro destino, lo dico anche ai ragazzi, di avere il coraggio di fare questo. È una attitudine nella vita che non è detto si presenti subito, forse la si può costruire man mano nella vita, però è importante darsela come obiettivo. E questa attitudine a volte nasce da un piccolo sogno che si forma nell'adolescenza. Allora, un piccolo consiglio, se posso darlo a chi ci ascolta, se sono ragazzi soprattutto: scrivete il vostro sogno, mettetelo da qualche parte, nascondetelo via da mamma, da papà, e un giorno sapete dove ritrovarlo, lo leggerete e vedrete se la vita in qualche modo ha risposto al sogno, se state camminando sulle ali di questo sogno. Ad un certo punto hai parlato di equilibrio, quello che Salis deve raggiungere, e un po' in un'altra intervista hai dichiarato che è un qualcosa che appartiene anche a te. Ci vuoi raccontare questo filo comune tra te e Salis? Sì, allora,
lei ha il compito di riportare l'equilibrio nei regni, è un compito colossale, non potrà essere da sola, ha dei poteri, è protetta dalla luna, scopre man mano delle cose, degli altri ragazzi che anche loro, una volta lei fuggita dalla salina, forse potrà tornarci perché troverà ragazzi che anche loro stanno diventando come lei, ragazzi speciali, nel senso buono, nel senso del buon cambiamento. La grande metafora dell'equilibrio nei regni corrisponde a un atteggiamento interiore che ognuno di noi, io stessa, mettiamo in atto per crescere, come dicevo prima, sempre, tanto più anche nella vecchiaia, lo dico con tranquillità, con serenità, e la serenità viene davvero da un equilibrio del comportamento. Non è facile, a volte ci facciamo prendere dall'emotività, dal piccolo rancore, però se ci lavoriamo la vita diventa più bella. Ci sarà, Daniela, un'altra avventura per Salis? Vorrei tantissimo che ci fosse, perché il finale di questo romanzo, che è un romanzo veramente di grande, di avventura importante, e anche di scrittura molto secca e molto ritmata, è un finale piccolo, cioè non è un finale da grande filmone americano, l'eroina salva tutto il mondo. Si comincia a intravedere un filo di speranza, e questa speranza bisogna seguirla, per cui il seguito di questo romanzo è costruire tutti noi che stiamo su un pianeta che ha bisogno di azioni, ok? Costruire sulle ali di questa speranza un cambiamento buono per il nostro pianeta. E naturalmente può essere un seguito che può essere riempito con un altro romanzo. La cosa bella di questo racconto è che è stato declinato in molti modi. Ora esce anche l'audiolibro, che è interpretato da Erika Urban con un canto e da Simon, e con un canto meraviglioso di Pietro Bolognini, che canta L'aria della luna, con la regia di Fred Sant'Ambrogio, prodotto da Edizioni Piuma, da Francesca Di Martino. Francesca Di Martino non posso che ringraziarlo, è una piccola casa editrice estremamente prestigiosa, estremamente attenta ai libri che pubblica. Questo naturalmente mi fa, insomma, un gran piacere. Se dovessi descrivere in poche parole questo libro, per consigliarne la lettura, per far innamorare e affascinare il lettore che andrà a comprarlo e andrà a leggerlo, cosa diresti? Direi: vi va di leggere la storia di una ragazza tosta, molto coraggiosa, molto tosta, molto dura, e capace di grandi cose a costo di diventare una statua di sale. Bene, molto chiaro il tuo messaggio. Dov'è possibile, Daniela, acquistare il tuo libro? Allora, questo libro lo si compra in libreria, è distribuito da Ali, lo si trova anche su Amazon, però se andate in libreria lo potete prenotare, e ugualmente troverete tra un po' i link per l'audiolibro, che anche quelli poi invece si compreranno online, saranno pronti entro un paio di settimane. Salis, l'equilibrio dei regni è il titolo. Grazie, grazie Daniela, davvero per essere stata con noi e per averci fatto già innamorare del tuo lavoro. Grazie a te, Marianna. Grazie mille. Grazie a tutti voi. Grazie e arrivederci, amici di Stylist, alla prossima puntata di A Caccia di Libri.